Per finire la puntata numero 15 di Motor News, vi offriamo la consueta prova su strada. Questa volta con Lilia Marcucci abbiamo guidato la Hyundai iX20 X-Possible. E queste sono le nostre impressioni di guida. La monovolume Hyundai iX20 si è fatta un discreto lifting, mantenendo le principali caratteristiche di consumo contenuto, comfort di marcia e abitacolo comodo sia per il guidatore che per i passeggeri dei posti anteriori e posteriori, senza dimenticare l'ampio spazio del bagagliaio. Ma ora ha guadagnato nel suo appeal con il nuovo frontale rivisto, i nuovi gruppi ottici anteriori e posteriori, mentre negli interni la dotazione è stata arricchita ed in modo particolare nell'allestimento X-Possible che abbiamo avuto in mano e che include sensori di parcheggio posteriori, climatizzatore automatico, sistema di navigazione con schermo touchscreen da 6,5 pollici, retrocamera, cruise control e LED posteriori. Al momento di prendere possesso del posto di guida, sia il sottoscritto che la nostra collaboratrice Lilia Marcucci abbiamo trovato subito la posizione giusta per i nostri gusti e davanti a noi, nel cruscotto e nella plancia, abbiamo trovato tutto quello necessario per avere tutto sotto controllo. Comodissimo il navigatore touchscreen da 6,5 pollici che permette di impostare la destinazione in modo intuitivo e che a sua volta proietta le immagini della telecamera posteriore che viene azionata al momento dell'innesto della marcia indietro, in modo di controllare anche le zone buie quando si fanno le manovre di parcheggio. Abbiamo guidato la vettura dotata del motore 4 cilindri in linea DOHC, 16 valvole, turbo diesel da 1396 cm cubi, 90 cavalli di potenza e 137 Nm di coppia, cambio manuale a 6 marce e sistema stop and start. Propulsore che rispetta la normativa Euro 5B con emissioni di 130 grammi al chilometro di CO2. La iX20 è molto piacevole da guidare, con un'erogazione di potenza fluida che permette di effettuare qualsiasi manovra in tutta sicurezza e ben consapevoli che la monovolume non fa nulla senza avvisare per tempo. Ovviamente non è una sportiva. E quindi quando si esagera nelle curve, il rollio tende ad essere maggiore dovuto al baricentro alto, ma questo non compromette la sicurezza in nessun momento e tutti i sistemi elettronici presenti sono pronti ad entrare in funzione quando si va oltre. Questi angeli custodi elettronici sono il sistema di frenata antibloccaggio ABS, il sistema di controllo della stabilità ESP, il sistema di controllo della trazione TCS, il sistema di assistenza alla partenza in salita HAC ed il ripartitore elettronico della frenata EBD, mentre nell'abitacolo il conducente ed i passeggeri sono protetti da 7 airbag, di cui quelli anteriori con protezione a ginocchia per il guidatore, laterali ed a tendina. Le dimensioni sono contenute in 4.120 mm di lunghezza, 1.765 mm di larghezza, 1.600 mm di altezza e 2.615 mm di passo, cifre entro le quali gli ingegneri di Hyundai sono riusciti a fare un ottimo lavoro, permettendo una facile accessibilità in tutti i posti e con spazio vitale molto buono per tutti gli occupanti, senza dimenticare un bagagliaio di 440 litri di capienza, che diventano 1.486 litri con gli schienali posteriori ribaltati. I dati di consumo sono più che soddisfacenti, con valori di 4,70 litri per 100 km nel ciclo urbano, 4,20 litri in quello extraurbano e 4,30 litri nel ciclo combinato. Insomma, siamo rimasti contenti dopo aver guidato la monovolume della casa coreana, che viene offerta al pubblico nel listino italiano al prezzo di 18.600 euro chiavi in mano. Così, in questo modo, abbiamo giunto alla fine della puntata numero 15 di Motor News. A noi non ci resta altro che augurarvi una buona settimana e, se volete continuare a seguirci, darvi appuntamento
alla settimana prossima, sempre in questa rete a questo orario. Grazie, arrivederci e buona settimana a tutti.